Nuovo appuntamento con il format video. Seguici con me Carlo Beltrami, lo conosciamo perché è stato vincitore di Bake Off Italia edizione 2017, ma anche vincitore del torneo tra i migliori nel 2018, ovvero il torneo che si chiamava Stelle di Natale. Allora Carlo, cominciamo con la prima domanda, che è quella un po' più semplice, presentati in 30 secondi. Ciao, sono Carlo, ho 38 anni, di Casnigo, sposato con Paola, tre figli, Marco, Silvia e Giada. Faccio il serramentista da anni perché non ho ancora smesso completamente, ora lo faccio part time perché l'altra parte del mio lavoro è diventata la pasticceria. Se sei qui nel nostro programma ci devi anche dire perché sei famoso. Non mi piace dire che sono famoso, però sono conosciuto per aver vinto appunto il programma Bake Off Italia Dolci in Forno, condotto dalla Parodi e con i giudici Ernest Knam, Damiano Carrara e Clelia D'Onofrio. È un programma di pasticceria amatoriale, ho vinto la quinta edizione, mentre quest'anno, l'anno scorso, nel 2018, a fine anno, ho vinto l'edizione speciale fra i sei concorrenti vincitori delle sei edizioni. Uno speciale di Natale, è stato molto divertente, condotto questa volta da Katia Follesa. Ce l'hai già un po' anticipato, però per noi è importante il tuo legame con la Valseriana. Io sono nato e ho sempre vissuto i miei 38 anni in Valle Seriana, amo la mia valle, ha tantissimo da offrire dal punto di vista delle attività, dello svago, c'è la montagna, c'è il fiume e del cibo, prodotti tipici, non cambierei mai posto dove andare a vivere. Entriamo un po' nel personale, sappiamo che arrivano le domande che interessano un po' di più alle tue fan soprattutto. Pregi e difetti, se riesci a dircene tre e tre. Partirei dai difetti. Sicuramente sul lavoro se una cosa la so fare, sono molto dispotico, ma proprio tanto. Sono anche molto testardo, preferisco talvolta andare dritto per la mia strada, arrivando a scoprire magari che era la strada sbagliata. E un altro difetto è che se un argomento mi piace ne parlo fino a sfinimento, magari divento anche logorroico. Come pregi direi che sono un gran lavoratore, quando abbasso la testa devo arrivare all'obiettivo. Sono molto testardo, nel senso che quando voglio raggiungere qualcosa io devo raggiungerlo. E pur sembrando magari un po' freddo così a pelle, se mi dimostri che posso fidarmi di te, ti do tutto fino in fondo. I sogni che hai realizzato fino ad oggi quali sono? Il sogno più grande sicuramente è una famiglia all'interno del matrimonio, quello sicuramente è quello che deve stare prima di tutto. La vittoria di Bake Off è diventata un sogno, nel senso che non lo era, perché non capisci di vivere questa avventura fino a quando davvero non ci sei dentro. È una cosa indescrivibile. L'emozione che provi, anche vivendola io quell'avventura non ho mai pensato alla vittoria. Poi invece quando la vivi capisci che hai davvero realizzato un sogno. E altri sogni, sono fortunato, non mi manca niente, adesso ho due lavori che mi danno tante soddisfazioni, mi prendono tantissimo tempo, riesco comunque a ritagliarmi degli spazi per la mia passione più importante, che è la corsa in montagna, e quindi per ora mi ritengo davvero fortunato. Però un sogno nel cassetto ce l'avrai ancora da realizzare? Sicuramente quello a questo punto di diventare un pasticcere davvero professionista, nel senso che io comunque il tempo ora per andare a fare una scuola professionale non posso averlo, perché ho una famiglia, ho il mio lavoro di serramentista part time, ho questo lavoro di pasticcere dove cerco comunque di mettere la professionalità al 100% e cerco nei ritagli di tempo che ho di partecipare a dei corsi, a degli aggiornamenti con pasticceri professionisti anche di calibro internazionale per imparare il più possibile. Ed ora la domanda un po' più scottante, diciamo così, ma anche simpatica. C'è qualcosa che non hai mai detto ai tuoi follower per farli un po' anche divertire? Sicuramente se non l'ho mai detto dovrebbe restare non detto. Diciamo che oggi come oggi sono diventato una persona abbastanza tranquilla,
anche se quando poi sono con gli amici mi scateno davvero e sono un po', tra virgolette, sopra le righe, un po' pazzo. Quando ero giovane facevo scommesse di ogni genere e soprattutto quelle che non ti saresti mai aspettato che io andassi a fare, io alla fine le facevo. Dai, dicene una al volo. Ah, non è proprio diseducativa, però non fatelo, non provateci. Mi sono ancora rotto una bottiglia di acqua Pineta in testa. Perché? Era la fine di una cena in un agriturismo, per scommessa, perché un amico mi ha detto: tu non hai fatto l'alpino, non sei sicuramente in grado di farlo. Io gli ho detto: guarda, anche se non ho fatto l'alpino sono in grado di farlo, e l'ho fatto e la bottiglia si è rotta. Mai sfidare Carlo Beltrami, direi, giusto? Giusto. Se ti è piaciuto questo video metti like ai nostri social, come Carlo Beltrami, Valseriana News.